Sono lì da una vita. Una specie di preservativo in testa e saccare carne di porco. E mi dico, io sono quello lì. Azione! Dirico mi piace molto. Allora, è un termine forse un po' desueto, ma la sua rettitudine. Un uomo che degli errori li ha fatti, ha anche tradito sua moglie, però alla base è un uomo retto, è un uomo che ha dei valori ai quali crede, ai quali dà importanza e ai quali è fedele. Allo stesso tempo, ecco, mi piace molto perché non è mai retorico, ecco. Non è un uomo che predica come si dovrebbe stare al mondo. Che è più da uno che già... Va bene. Ho grande stima di Luciano ed è... quando abbiamo fatto il primo film ero anche un po' intimidito da Luciano. Rimane sempre, allora come ora, una grande sintonia, secondo me, non verbale. Nel senso che quando leggo, anche quando ho letto Made in Italy, il copione, nelle parole che scrive Luciano io capisco tantissimo del personaggio. Milano ci accoglie. Io ho visto Luciano molto sereno e ho visto proprio il regista con la sua troupe, mentre prima vedevo più Luciano, la rockstar che dirigeva un film. Oggi vedo proprio Luciano regista e, essendo sul set, appunto vedendo come Luciano oggi è regista, il suo modo di essere regista oggi, ancora di più la sensazione di fare una cosa davvero forte. Secondo me stiamo facendo una cosa forte. Made in Italy è un film forte. Il mare che spinge, la costa che stringe, l'insegna c'era una volta. È un treno che non ferma mai. Mi colpisce molto la capacità artistica di Luciano di osservare il mondo e di creare la sintesi artistica che lui fa, con le canzoni, con i film, con i libri, perché appunto riesce ad avere quel senso spettacolare, ma allo stesso tempo partendo e nutrendosi sempre dalla verità.